Siano lodati Gesù e Maria. Sempre. La liturgia di oggi ci presenta la promulgazione del Decalogo da parte di Mosè nella prima lettura e la spiegazione della parabola del seminatore nel Vangelo. Il Vangelo è stato già oggetto di ampia meditazione nella liturgia domenicale di 2 domeniche fa. Io volevo riflettere un pochino non tanto sul Decalogo quanto sul primo comandamento, perché se abbiamo fatto caso il primo comandamento è quello maggiormente esplicitato già nelle vesti del Decalogo. Sapete che i fedeli oggi non riconoscono i peccati contro il primo comandamento, oppure il primo. Se tu gli chiedi, dimmi un po' di peccati contro il primo comandamento, non avrai altre idee di fronte a me? Forse qualcuno, forse, ma non lo so, ti potrà dire che se uno, non lo so, adorasse Giove e Marte come facevano i romani, forse. Poi le persone non sanno cosa rispondere, eppure questo è il primo comandamento, cioè nei comandamenti c'è un decalogo, c'è un ordine, c'è, nel senso che non è che il primo è importante molto e il decimo chi se ne importa, no, sono tutti importanti, però c'è una scala, dal primo al decimo. Non è il primo comandamento non desiderare la donna ad altri, l'ultimo non ricordare di santificare le feste, c'è l'uno, il 2, il 3, i primi tre riguardano Dio. Il primo è non avere altri dei di fronte a Lui, il secondo è il rispetto del suo nome e il terzo è santificare i giorni a Lui consacrati. Non è un caso che ci sia questa scaletta. Perché il peccato più grave dell'uomo è proprio avere altri dei di fronte a Dio, cioè non riconoscere Dio come Dio e quindi dare nel suo cuore, nella sua mente e nelle sue forze il posto che spetta a Dio a qualcun altro o a qualcos'altro. Questi sono i peccati contro il primo comandamento. Alcuni sono molto gravi e molto comuni e quasi mai confessati. L'idolatria, quindi mettere appunto un qualcos'altro nel nostro cuore al posto di Dio, può assumere forme differenti. Ci sono i classici idoli del mondo, tante volte ho parlato di questo, le cosiddette 3S, sesso, soldi e successo, cioè chi vive per queste realtà. Cioè, Dio rappresenta l'assoluto, quindi Dio è colui per il quale si fa qualunque cosa, per il quale si vive. Possono esserci gli idoli del mondo, ma ci sono delle forme di idolatria più sottili. Si possono idolatrare le persone, pensiamo a tutti quanti, non lo so, i dittatori, i capi di Stato, la gente che perdeva la testa, pensiamo ai tempi in cui c'era Hitler, con una montagna di gente che gli andava dietro qualunque cosa facesse, anche quando facesse delle cose orribili, o uno Stalin, non lo so, o Mussolini, o Gheddafi, o Saddam Hussein, o quello che sta adesso in Corea del Nord, cioè, o Fidel Castro, fino a quando ci sta, insomma, o Che Guevara, o tutta questa gente qui. Quindi l'uomo c'ha sempre il bisogno di aggrapparsi a qualcosa e di farne un Dio, un assoluto. Ma la storia è piena, cioè Alessandro Magno, Napoleone Bonaparte, non so, Cesare Augusto stesso, Giulio Cesare, quindi ce ne sono una montagna, in continuazione, susseguentesi nel corso del tempo, no? Enrico VIII, il Re Sole, Luigi XIV, Robespierre, la Rivoluzione Francese, quindi se uno fa soltanto un pochettino una rassegna ne vengono una montagna, ne vengono. L'idolatria delle persone, quindi che chi sono questi grandi dittatori? Sono coloro nei quali si riporrà la sicurezza, questo ne porterà la felicità, questo ne porterà la potenza, questo ne porterà la gloria, questo porterà il benessere. Ma questi sono poveri esseri umani, tra l'altro molti dei quali assolutamente discutibili anche dal punto di vista meramente umano, oltre che morale, eppure fiotte di gente che gli va in giro, e gli va dietro, scusate. È idolatria questa qui, è idolatria, cioè i figli di Dio hanno sempre insegnato, la dottrina cattolica ha sempre insegnato che i capi di Stato, gli imperatori, i re, chi te pare, sono rispettati, sono onorati per il quarto comandamento, non per il primo, d'accordo? E si rispettano le loro leggi in quanto sono morali e conformi alla legge di Dio, gli subbedisce tutto quello che è lecito, niente di più e niente di meno. Poi ci stanno delle forme di idolatria più sottili,
Nei dittatori e nei capi di Stato si cerca la fortezza, d'accordo? La stabilità, ma questa andrebbe cercata in Dio, perché Dio è onnipotente. Dio è la stabilità e il fondamento della nostra sicurezza. Ma Dio è anche amore, giusto? Oh, qui. Gli esseri umani passano una vita a cercare l'amore nelle creature, tutti, quasi tutti. Inevitabilmente, restandone delusi, perché nelle creature l'amore con la maiuscola non c'è, d'accordo? Non c'è. Ma cercare l'amore nelle creature, secondo noi, non è idolatria. Dio è amore, è l'amore. Dio vuole tutto il nostro cuore. Il primo comandamento, come lo spiega Gesù, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutte le tue forze. Non farlo, quindi andare a cercare amore altrove, è peccare contro il primo comandamento. Ci sono molte altre cose, pensate a prescindere dai dittatori, no? A quelli del mondo dello spettacolo, ai cantanti, agli attori, ai calciatori, a questa gente che sono poveri esseri umani, vabbè che ci possa avere qualche piccolo talento, uno è un bravo attore, uno è un buon cantante, non tutti lo sono, o un altro è un bravo calciatore, ma ci sono delle scene che non si possono guardare. Questo è peccati mortali contro il primo comandamento. Non è che è peccato sentisse una canzone, d'accordo, o vedesse una partita di calcio, o vedesse un bel film con un bravo attore, ma è il modo con cui ci si relaziona in queste realtà, no? Quindi, vedendo tutte queste cose, guardando anche il mondo di oggi, noi vediamo come non è un caso che il primo comandamento sia il primo comandamento, perché il primo comandamento è più trasgredito, quasi più del sesto, d'accordo, che è molto trasgredito. Ma il primo comandamento è un'ecatombe. E guardate che va sicuro, in maniera molto molto generica, quindi senza voler violare niente, che sono rarissime le confessioni sui peccati contro il primo comandamento. Poi ci sono i peccati, diciamo così, di chi è vicino, le comunioni sacrilege, la confessione sacrilega, il mal uso dei sacramenti, eccetera, eccetera, no? E non so, la magia, la superstizione, tante le cose che ho detto, ma queste forme sottili e profonde, radicate nel cuore dell'uomo, di idolatria, sono proprio una trasgressione diretta al primo comandamento. E sono diffusissime. E quasi per nulla confessate. E da questo dipendono tutte le disgrazie degli uomini. E da questo dipende il fatto che Dio non dà e non può dare agli uomini tutto quello che lui vorrebbe dargli. Perché l'uomo non gli dà nel suo cuore il posto che gli spetta. Se Dio fosse riconosciuto veramente come Dio da tutti gli esseri umani, Dio aprirebbe i rubinetti delle sue grazie agli ossa e il male quasi scomparirebbe in questo mondo. Se tu vai a cercare ciò che Dio è, ha e ti può dare altrove, non lo troverai, farai un sacco di guai e chiuderai i rubinetti delle grazie di Dio. Ecco perché è così grave questo peccato e a cui dobbiamo fare attenzione. Questo non è solo un peccato grossolano che può cogliere quelli che stanno lontani dall'amore di Dio, ma nella forma raffinata coglie molto i vicini. Ecco, io rimando alla meditazione di ieri mattina, per chi volesse, impressionante, su tutte quante le forme ultra raffinate di falsa santità. Questo discorso c'entra molto in quelle forme raffinate di falsa santità, perché sono una montagna, ecco, di idolatrie che vanno individuate e smascherate dietro quelle forme, e di ricerche malsane di ciò che solo in Dio si trova, in creature, in se stessi, in pratiche, pure in sacramenti, in qualunque cosa. Come sempre, io spero che lo Spirito Santo illumini gli occhi delle nostre menti, perché queste sono alte finezze, però necessarie perché la nostra vita cristiana sia sincera e autentica. Chiediamo alla Santissima Vergine Maria, ecco, l'unica di San Tommaso che ha dato a Dio il posto che gli merita, che lo ha amato, l'unica che ha adempiuto con perfezione il primo comandamento, e
che aiuti anche noi a fare questa importantissima operazione di chirurgia interiore. Il nostro cuore appartiene a Dio e a nessun altro. La nostra mente appartiene a Dio e a nessun altro. Le nostre forze, la nostra energia appartengono a Dio e a nessun altro. E tutto questo in Lui va investito. E da questo grande investimento poi scorre sulle altre creature, ma non scorre come ricerca in loro di ciò che Dio è, ha e mi dà, ma scorre come riversamento in loro di ciò che Dio mi ha dato e mi dà e mi fa vivere costantemente. È un'altra vita, è tutto un altro modo di essere, di fare, di dire e di operare. Siano lodati Gesù e Maria.